Oh mio Dio. Calmati, Med. Puoi sicuramente fare qualcosa per aiutarlo. Ethan. Ethan, mi senti? Ma come si fa a ridursi in questo stato? Hai un febbrone da cavallo. Lotta da morire. Alla febbre. Le tue braccia sono messe davvero male. Devo disinfettare le ferite. Sono bruciature quelle sul petto. Dovrò toglierti i vestiti per disinfettarti le ferite. Ok, ora la prima cosa da fare è mantenere la calma. Dovrei riuscire a prestargli le prime cure. Non sono un dottore, ma farò il possibile. Scusa, faccio più piano. Scusa, che scema, sto usando la pomata per le ustioni sulle ferite. Scusa, faccio più piano. Dovrebbe calmare il dolore. Merda, è disinfettante. Non è l'ideale per le ustioni. Scusa, faccio più piano.
Ai, non sono così sicura di fargli del bene. Meglio fermarsi. Come ti senti? Potrei stare meglio. Per quanto ho dormito? Per circa 3 ore. Perché tutte queste attenzioni? Non mi conosci nemmeno. Quando ero piccola, ero sempre io quella che curava i miei fratelli quando si azzuffavano con gli altri bambini del quartiere. Forse mi piace fare l'angelo custode. Avevi detto di essere qui perché soffri di insonnia, giusto? Io ho attraversato un periodo molto difficile in questi ultimi mesi. Il genere di cose che vuoi solo dimenticare. E cerco di fare del mio meglio, ma non è facile. È la seconda volta che ti trovo in questo stato. Sembra che tu stia scappando da qualcosa. Che ti succede, Ethan? Mi dispiace, non dovrei essere così curiosa. In fin dei conti, ci conosciamo appena. Non hai motivi per fidarti. Senti, ti sono molto grato per l'aiuto, ma per il tuo bene. È meglio che tu non faccia domande. Forse posso aiutarti. Nessuno può aiutarmi. Hai già fatto molto, Madison. Bene. Allora vado. Sta attento. Basta sbagli. Devo riuscire a recuperare quelle maledette lettere. Ma non sono stato io, ve lo giuro! Non ho niente a che fare con quella storia, non sono un assassino! No. E perché sei scappato quando volevano interrogarti? Ero in libertà condizionata, mi ero dimenticato di firmare. Non volevo tornare in prigione. Ho visto i poliziotti e sono impazzito. Non ragionavo più! Abbiamo verificato. Ha un alibi per almeno 3 omicidi. Merda, era il colpevole perfetto! Cazzo! Ash. Ok. La madre di Sean Mars è qui. Vorrebbe parlare con voi. È stato qualche mese fa, nel cuore della notte. Pioveva a dirotto. Ethan rientrò a casa fradicio, erano circa le 3.
Gli chiesi dove era stato. Lui disse qualcosa, affogare, pioggia. Ma non aveva alcun senso. E c'era qualcosa. Qualcosa nei suoi occhi. Come se non fosse davvero... Forse non significa nulla, ma il giorno dopo ci fu quell'annuncio su un'altra vittima dell'assassino dell'Oriana. Trovate mio figlio, vi supplico. Sono il tenente Carter Blake. E questo è l'agente Norman Jaden dell'FBI. Stando alle nostre informazioni, Ethan Mars è un suo paziente. Vorremmo farle qualche domanda su di lui. Mi dispiace, ma questo è impossibile. Come ha detto, scusi? Ho il vincolo del segreto professionale. Non posso parlare dei miei pazienti in nessuna circostanza. Il mio lavoro è quello di trovare Sean Mars vivo. E non me ne frega un cazzo di tutte le sue stronzate. Ha ragione. Lei ha il dovere di dirci ciò che sa. Mi dispiace, non posso aiutarvi. Ora devo chiedervi di uscire. Le conviene collaborare. Dico per il suo bene. Era forse una minaccia? Era solo un consiglio spassionato, Doc. Dovrebbe seguirlo. Sono certo che lei non ha intenzione di proteggere un assassino. Se sa qualcosa, ce lo dica. Chiamerò la polizia e presenterò un reclamo per il suo comportamento. Dottore, lei sta tirando troppo la corda. La sola cosa che voglio è salvare la vita di quel bambino. Adesso lei sarà bravo e mi dirà quello che voglio sapere. Altrimenti andrà a finire che perderò la pazienza! È suo dovere informare la polizia nel caso abbia dei sospetti su un suo paziente, dottore. Non ha alcun diritto! Avanti, Doc. Con le buone o con le cattive? Sta a lei decidere. La vita di Sean Mars potrebbe dipendere da lei. Ci dica quello che sa, dottore. Non hai il diritto di colpirlo. Sto cercando di salvare un bambino, cazzo! Se non ti va, sparisci! Ethan Mars soffre di problemi psichici da quando è morto il suo primo figlio. Si sente colpevole per l'accaduto. Una sorta di ossessione. È perseguitato da visioni di corpi che annegano. Qualche settimana fa, al termine di una seduta, ho trovato questo per terra. Deve essergli caduto dalle tasche.